via la storia. L'ultima grande tragedia dell'epoca moderna, scritta da quel grandissimo autore che è William Shakespeare, oggi ci permette di raccontare la contemporaneità. È la storia di un uomo, un re sacro, un re che ha il potere temporale e il potere spirituale, che decide per un futile orgoglio e per una futile lusinga di dividere il regno alle tre figlie e chiede in cambio una corrispondenza di amore da pesare, da soppesare, a seconda della quantità del regno che viene loro concesso. Ebbene, questo è l'inizio della catastrofe, l'inizio della rottura dell'ordine, l'inizio della malattia del mondo. Esattamente attraverso questo oggi raccontiamo il mondo contemporaneo. La malattia degli uomini, la malattia della società, il degrado, la degenerazione dell'idea del potere è tutta nelle parole di Lear. E guardando Lear possiamo guardare noi stessi. Per Lear, come si può immaginare, l'ambizione di ogni attore, perché il massimo dei personaggi shakespeariani, chiaramente tra i personaggi di Shakespeare Lear è biblico, è una specie di Mosè dei personaggi shakespeariani, quindi a un attore piace, ambisce fare questo personaggio. Tra l'altro succede, capita che io affronto questo Lear e 50 anni fa io cominciavo lo Shakespeare, affrontare Shakespeare col Mercante di Venezia, quindi c'è una bella coincidenza, mi auguro che certamente non sia una chiusura del cerchio, ma sia una bella dilatazione shakespeariana nella mia storia d'attore. Ed è un personaggio nel quale l'attore si diverte molto tragicamente, avendo detto quello che ho detto prima, naturalmente, e con questo tira chiaramente il pubblico a farlo divertire, nel senso che la tragedia ci diverte nel senso del linguaggio, nel senso della poesia, nel senso dell'esaltazione di sé e nel senso del capire quanto questa ricerca del bene assoluto alla fine sia, come ci suggerisce poi un nostro sipario, una ragnatela nella quale ci si invischia e si finisce come si finisce. Veniteci a vedere e sarà una bella serata. Il mio ruolo è quello del matto. Chi è il matto? È la coscienza di Lear, è la verità che non vorrebbe ascoltare. Un'impresa ardua, ma assolutamente molto, molto, molto affascinante. L'Oster rappresenta la nobiltà e la purezza d'animo, la cui cecità testimonia, come nelle tragedie greche, la malvagità del mondo.